Dottor Marino, capo Dipartimento Casa Italia, Presidenza Consiglio dei Ministri, volevamo chiederle perché parlare di disastri naturali in un contesto come il Festival della Statistica? Parliamo di valutazione del rischio e abbiamo presentato la mappa dei rischi dei comuni italiani. La conoscenza di questi fenomeni, terremoti, alluvioni, frane, i numeri, i dati, gli indici, diciamo, che esprimono questa conoscenza dei fenomeni, la valutazione del rischio, quindi sono la base su cui deve appoggiarsi ogni comportamento individuale e collettivo utile a ridurre questi rischi. Le politiche di prevenzione hanno bisogno di dati, di numeri, di conoscenze di questi fenomeni, non soltanto della pericolosità, ma anche di altri elementi che pure contribuiscono a definire il rischio. La densità di popolazione, per esempio, o le caratteristiche degli edifici. Da questo dipende naturalmente la possibilità che terremoti, alluvioni e frane provochino più o meno vittime o causino più o meno danni. E dunque da questo punto di vista ha senso parlare di numeri in questa edizione del Festival della Statistica, un'edizione per di più intitolata a numeri per il futuro. L'idea cioè è che questi numeri siano necessari per fare prevenzione, cioè per capire meglio che cosa ci aspetta e per costruire un futuro migliore, in questo caso più sicuro.